Sergio e Anna sono molto molto contenti su RDS di ospitare per la prima volta il professor Guido Saraceni. Eccolo! Famosissimo ormai il professor Guido Saraceni sui blog, su Instagram, per questi due minuti di lucidità. Ben trovato, intanto grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno, benvenuto Guido. Guido Saraceni è un professore di filosofia del diritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo, ma è laureato in filosofia del diritto, dottore in lode scienze tecniche psicologiche, diplomato in gestalt counseling. Basta, ciao Guido. Basta, che poi c'è... Questi sono i titoli di Guido Saraceni. Se no ci umiliamo, ci sentiamo veramente delle cose inutili. Al professor Guido Saraceni, che ha questi due minuti di lucidità, forse qualcosa di più, chiediamo di essere lucido su un argomento che ieri mi ha molto incuriosito, perché Yuri Chechi, che sapete, grande ginnasta, 53 anni, un uomo che si tiene in enorme forma, ha detto che ha paura di invecchiare. Da dove viene questa paura di invecchiare che qualcuno ha e qualcuno non ha, professore? Questo è un discorso molto interessante. Intanto iniziamo col dire che in linea di massima il disagio nei confronti dell'invecchiamento è una cosa assolutamente naturale, cioè che ci possa essere un disagio, una difficoltà, no? Perché l'invecchiamento implica che il corpo non è più performante così come era durante la gioventù, e soprattutto perché dietro l'invecchiamento si cela un po' il fantasma della morte, no? Cioè vediamo tutti quanti il tempo che sta finendo, e allora che possiamo provare un minimo disagio è assolutamente naturale. Il problema è quando questo disagio diventa invece una paura, un'ossessione, no? Certo. Come amavano dire i romani, est modus in rebus, cioè tutta una questione di limite. Paracelso diceva è la quantità che fa il veleno, ecco, entro certi limiti è una cosa normale, se diventa un'ossessione è un problema. E lei mi domanda da dove nasce eventualmente questa ossessione che magari qualcuno ha circa l'invecchiamento. Io credo che possa nascere per diversi motivi. Il primo è questo: se hai l'ossessione di invecchiare, domandati che cosa stai facendo del tuo tempo oggi, cioè come stai utilizzando il tempo a tua disposizione, perché probabilmente se hai questa paura di diventare vecchio è perché il modo in cui vivi oggi non ti convince, cioè oggi tu non stai realizzando la tua identità, non stai facendo le cose vere, le cose sane, quelle che dovresti fare, e allora hai paura che il tempo a tua disposizione possa scadere, che stia finendo, e quindi c'è questa cattiva coscienza. No? Il messaggio, guarda che non puoi diventare vecchio, non devi diventare vecchio perché non hai ancora fatto quello che avresti dovuto fare, ti sei dimenticato di andare dove saresti dovuto andare, a esplorare certi luoghi, essere qualcosa. Quindi questo è un problema probabilmente. L'altro, che invece è un problema più sociale, la nostra società esalta dei valori che riconnette così automaticamente alla gioventù, la bellezza, il fatto di non avere nessun acciacco, nessuna malattia, essere sempre performanti al massimo, e al tempo stesso, se esalta questi valori come valori primari e fondamentali, si dimentica di un valore importante che è la saggezza. Che è la conoscenza di sé, che invece è il dono che porta con sé il tempo che passa. Quindi la persona che invecchia, è vero che diventa meno performante fisicamente, è un dato di fatto, ma devi accettarlo perché fa parte della vita. Guadagni una prospettiva sulla tua vita che non avevi da giovane, certo. E quindi una conoscenza di te, una padronanza di te. Scusi professore, io sono qui a fare le domande scomode, mi chiamano apposta, ma come mai ci sono degli uomini che arrivano a 50 anni, 60, 70, questa saggezza non l'hanno acquisita e sono dei continui ed eterni Peter Pan? Ecco, il problema è come hai vissuto la tua gioventù. Io domanderei a queste persone che hanno la sindrome di Peter Pan, o comunque a chi arriva a 70 anni e sente che questo è un problema, non riesce che corre dietro la ragazzina di 20, ecco, queste cose così. Ma io domanderei come hai vissuto la tua gioventù, nel senso che il problema potrebbe essere che stai facendo queste cose ora perché all'epoca non le hai fatte, senti di non averle fatte, ti è mancato qualcosa, magari hai passato la tua gioventù a studiare,
magari nel corso della tua gioventù hai fatto quello che voleva mamma, quello che voleva papà, non hai fatto quello che volevi fare tu, sì. Allora arrivi a 60 anni e dici basta, cerchi di recuperare quando non è più il momento di farlo, sì, sì. E poi però uno si rende ridicolo in certi, sì, casi, perché assume degli atteggiamenti che non sono consoni, sempre che poi, ma questo sarà argomento magari di una riflessione futura, esistano degli argomenti, degli atteggiamenti consoni per ogni età, ma questa è un'altra puntata. Professor Saraceni, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Molto volentieri. Buon lavoro e grazie mille. Buona giornata, grazie, arrivederci. Grazie a voi. RDS.